Eder. Mech. Pallister. L'inchiesta doppia curva rappresenta uno dei più significativi tentativi delle autorità di far luce sulle complesse interazioni tra la criminalità organizzata e il mondo del tifo calcistico. In particolare quello legato alle due principali squadre di calcio milanesi, l'Inter e il Milan. Questo caso ha portato alla ribalta il coinvolgimento della 'Ndrangheta, una delle organizzazioni criminali più potenti e temute d'Italia, nel controllo delle attività legate agli ultra e al mondo del calcio. L'indagine ha avuto origine da una serie di intercettazioni telefoniche che hanno permesso di svelare i piani della famiglia Bellocco, un clan di 'Ndrangheta originario di Rosarno, in Calabria. Le intercettazioni, avvenute durante l'arresto di Carmelo Bellocco nell'ambito dell'operazione Gentleman 2 condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno rivelato l'interesse del clan non solo nelle attività locali, ma anche in potenziali espansioni internazionali, con particolare attenzione alla distribuzione di prodotti alimentari in Germania. Questi interessi, tuttavia, rimangono ancora in fase di verifica da parte degli inquirenti. Nel giugno del 2023, mentre l'Inter si preparava per affrontare la finale di Champions League contro il Manchester City, la curva nord di San Siro era teatro di forti tensioni interne. Questo periodo di alta tensione ha visto emergere Antonio Bellocco come una figura chiave. Grazie alla sua appartenenza alla potente famiglia mafiosa, Bellocco ha assunto un ruolo di leadership nella curva, utilizzando il peso del nome della sua famiglia per consolidare il controllo e intimidire i gruppi rivali. Un particolare punto di scontro è stato con il gruppo degli Irriducibili, un insieme di tifosi di estrema destra affiliato agli Ummerskin. Questo gruppo aveva goduto di un'influenza significativa all'interno della curva nord, ma la crescente forza e determinazione di Bellocco e dei suoi alleati ha portato a un inevitabile confronto. Gli Irriducibili sono stati progressivamente emarginati con il pretesto del loro attivismo politico, un'accusa che ha consentito a Bellocco e ai suoi alleati, tra cui Andrea Beretta e Marco Ferdico, di estrometterli dalla curva. Il successo del gruppo Bellocco nel prendere il controllo della curva nord è stato facilitato dall'appoggio della famiglia mafiosa, che ha offerto protezione e ha utilizzato l'intimidazione come strumento per rafforzare il potere dei suoi affiliati. Gli Irriducibili, resisi conto della portata della sfida, hanno cercato conferme sull'appoggio del clan direttamente da Domenico Bellocco, il reggente del clan, già detenuto nel carcere di Rovigo. La conferma del supporto mafioso ha sancito la sconfitta degli Irriducibili, costretti a rinunciare al loro ruolo dominante. Con l'allontanamento degli Irriducibili, la curva nord ha visto una riorganizzazione interna. Gli abbonamenti e i diritti di accesso al secondo anello verde, che erano stati precedentemente gestiti dal gruppo di estrema destra, sono passati sotto il controllo del nuovo direttivo. Questa transizione ha permesso al gruppo di Bellocco di incrementare il volume di affari legato al bagarinaggio, un'attività redditizia che ha ulteriormente consolidato il loro potere economico e sociale. Nel periodo successivo, Antonio Bellocco ha cercato di rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader all'interno della curva nord. Un aspetto cruciale della sua strategia è stato quello di prevenire l'ingresso di altre famiglie mafiose nel contesto degli ultra, mantenendo un controllo ferreo sulle attività e sugli affari della curva. Questa scelta è stata motivata dalla necessità di evitare conflitti interni che avrebbero potuto destabilizzare il fragile equilibrio di potere consolidato da Bellocco. Tuttavia, le tensioni interne non sono mancate. Le dinamiche di potere tra i vari gruppi di tifosi e l'interesse delle famiglie mafiose hanno continuato a generare conflitti. Nonostante i tentativi di Antonio Bellocco di mantenere la pace all'interno del gruppo e di prevenire scontri con altre fazioni, la situazione è rimasta instabile. Il controllo della curva nord ha comportato non solo il dominio sugli aspetti economici legati al tifo, ma anche la gestione del prestigio e del potere che questo comporta, rendendo la posizione di Bellocco sempre più precaria. Il clima di tensione ha raggiunto il suo apice nel settembre 2023, quando Antonio Bellocco è stato tragicamente ucciso. L'omicidio è avvenuto in circostanze drammatiche. Bellocco è stato accoltellato da Andrea Beretta, uno dei suoi stessi alleati.
L'accoltellamento è avvenuto durante una violenta lite, segnalando quanto la situazione fosse degenerata e quanto le relazioni interne fossero divenute insostenibili. Beretta è stato successivamente accusato di omicidio volontario, e l'evento ha scosso profondamente l'intera comunità degli ultra e ha avuto ripercussioni anche al di fuori. La morte di Antonio Bellocco ha sollevato numerose domande riguardo alla gestione del potere all'interno delle organizzazioni di tifosi e ha messo in evidenza i rischi connessi al coinvolgimento della criminalità organizzata in tali contesti. Le autorità stanno ora esaminando attentamente le dinamiche che hanno portato a questi eventi, con l'obiettivo di prevenire ulteriori infiltrazioni mafiose e di garantire che il mondo del calcio rimanga libero da influenze criminali. L'inchiesta Doppia Curva continua a rappresentare un caso emblematico di come la criminalità organizzata possa infiltrarsi in ambiti apparentemente lontani dalle sue attività tradizionali, utilizzando lo sport come un mezzo per espandere la propria influenza e generare profitti illeciti. La vicenda sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante e di una collaborazione tra le forze dell'ordine, le istituzioni sportive e le comunità locali per combattere efficacemente questo fenomeno complesso e pericoloso. Antonio Bellocco, rampollo di un noto clan di Rosarno, è stato tragicamente ucciso a coltellate lo scorso 4 settembre da Andrea Beretta, leader della Nord Interista. Questo evento ha scosso non solo il mondo del tifo, ma anche quello della criminalità organizzata, rivelando un intreccio inaspettato tra questi due mondi. Bellocco era stato introdotto nel mondo dei tifosi dell'Inter da Beretta, presentato come un nuovo ragazzo della curva. Anche Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter e attuale vicepresidente del club, ha ammesso di aver incontrato Bellocco, descritto come un semplice tifoso, senza alcuna percezione di minaccia. Zanetti, durante un'interrogazione nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva dei PM Sara Ombra e Paolo Storari della DA di Milano, ha dichiarato di conoscere bene i frequentatori della Curva Nord, sottolineando di non aver mai visto comportamenti sospetti nei confronti del club. Tuttavia, la figura di Bellocco emerge con toni più foschi nelle intercettazioni. In conversazioni registrate, Bellocco si vantava del suo approccio violento al tifo, dipingendosi come un individuo pericoloso e instabile, con un passato turbolento da tifoso della Regina, caratterizzato da scontri e atti di violenza. Le intercettazioni rivelano anche un'altra sfaccettatura della personalità di Bellocco. In una conversazione, leggendo una lettera anonima che lo etichettava come nano e gobbo, Bellocco stesso ammette di essere juventino, sottolineando come le alleanze calcistiche siano spesso secondarie rispetto agli interessi economici. In questa intricata rete di relazioni, la passione per il calcio diventa un mezzo per acquisire potere e controllo, con strette di mano e dichiarazioni di fede ultra che servono solo a reclamare fette più grandi del business illecito. L'inchiesta di Milano ha inoltre rivelato un sistema di carte false utilizzate per entrare allo stadio, con Bellocco che procurava a Beretta documenti d'identità da abbinare ai biglietti. Questa pratica evidenzia ulteriormente come l'infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo del tifo sia radicata e complessa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!